siamo sopravvissuti, non è il momento per entusiasmarsi, ma credo che lo zoccolo duro dei lettori riesce a resistere anche alla crisi. Questo rende molto difficile, più difficile del solito, operare scelte oculate da tanti punti di vista. Dal punto di vista più ovvio, la scelta del titolo, ma anche la confezione, il prezzo, le promozioni sono sottoposte a un mercato difficile, a fenomeni di usura molto rapidi, perché tutti offrono tutto in questo contesto, e allora riuscire a dare un'identità a una strategia è tutt'altro che semplice. Ancora una volta poi riusciamo a reggere rispetto ai filoni più consolidati, agli autori più noti. Cioè, il mercato è in difficoltà, ma non è una rivoluzione ancora. Andrà peggio se devo pensare al futuro. È molto più difficile perché è quasi impossibile cercare di interpretare cosa accadrà e quindi di dare un volto ai bisogni dei lettori. In epoche magari anche culturalmente più rozze, più schematiche, più ideologiche, però era più semplice aprire un dialogo con i lettori capendo i temi, gli argomenti, le materie che erano al centro della loro attenzione. Qui invece, come noi, anche i lettori procedono al buio e quindi un po' a tentoni. Per cui bisogna, proprio per questo, bisogna essere molto più rigorosi sull'unico terreno su cui si può sperare di tenere, che è quello della qualità. Le mode sono, per carità, se uno ha le sfumature, vive felice con le sue sfumature. Ma le sfumature sono quelle cose che non ti consentono di programmare il futuro di un'azienda. È come vincere la lotteria per pagare gli stipendi. È uno strumento meraviglioso quando accade, ma improbabile come strategia aziendale. Come fa a sapere qual è la donna dei miei sogni? Ci si guarda in giro e se il cuore batte a un numero di pulsazioni abbastanza elevato, qualche sospetto è giusto averlo. Se invece l'adrenalina non sale, è meglio continuare ad andare in giro. Sono delle sensazioni che naturalmente si affinano con l'esperienza. Ottimisti, cocciuti e curiosi, e questo è il mestiere dell'editore.